Allora, siamo davanti all'asilo Vittoria per continuare la nostra battaglia contro i tagli agli ospedali pubblici. Negli ultimi giorni all'asilo Vittoria sono stati tagliati ulteriormente dei posti, 9 in riabilitazione e 4 in medicina. Allora, siamo qui perché siamo contro questi tagli e anche per continuare la battaglia per riaprire il pronto soccorso sia a Mortara che a Mineo, perché da quando hanno chiuso il pronto soccorso abbiamo il pronto soccorso di Vigevoli intasato, in modo tale che ci sono persone che devono aspettare giorni e giorni prima di essere ricoverate. È una situazione veramente grave. Allora noi chiediamo che la Regione Lombardia riveda le sue linee guida, che tendono semplicemente a favorire i miliardari proprietari delle cliniche private ed affossare gli ospedali pubblici. Ecco perché siamo qui davanti, abbiamo presentato anche una mozione in Consiglio Comunale, abbiamo fatto volantinaggi su questo problema, riteniamo che sia un grande problema di civiltà difendere la sanità. Qui oggi per contrastare quelle che sono le politiche adottate in termini di sanità sia dal governo di centrodestra che dai precedenti governi di centrosinistra, perché c'è stata fin da sempre una spinta alla privatizzazione della sanità pubblica e questo ha comportato numerosi tagli anche all'ospedale di Mortara. Prima è stato tagliato il pronto soccorso, adesso vengono tagliati altri posti letto, a Mede è stato tagliato il pronto soccorso e questa spinta non sembra fermarsi mai. Oggi vediamo che la sanità viene sempre di più considerata come un'azienda, mentre invece dovrebbe essere il ruolo dello Stato quello di tutelare la salute pubblica e incentivare i fondi per la sanità pubblica e per la tutela del benessere di tutti i cittadini. Quindi siamo qui anche per dire no a questo modello, noi dobbiamo contrapporre un modello alternativo che rimetta al centro il benessere della persona e non il